Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Da 2-3 giorni che mi sto toccando, perché c'è la consapevolezza da parte mia, da parte della squadra, della società, che siamo una squadra che dobbiamo lottare per vincere, ma lo sappiamo. Però anche mia nonna ieri mette che dobbiamo vincere il campionato, capisci che c'è qualcosa di strano, però va bene, lo sappiamo questo. Però è vero quello che dici, che tutti parlano del Palermo, parlano della nostra forza, adesso sta a noi dimostrarlo. C'è solo un modo per dimostrarlo, che è quello del rettangolo di gioco. Ti chiedevo anche, questa sensazione, questa rigidità, cioè il Palermo è pronto? No, il Palermo, la mia squadra è pronta per affrontare questo campionato, abbiamo lavorato tantissimo, penso, sicuramente molto bene, siamo soddisfatti, domani cominciamo questa bellissima avventura, però ripeto, da parte mia, del mio staff e della mia squadra c'è la consapevolezza di essere una buona squadra e che possiamo dire la nostra in questo campionato. Oggi devo dire che per la prima volta, e non in queste 2 settimane che abbiamo affrontato Cremonese e Verona, ho visto la squadra un po' pensierosa, un po' preoccupata. Questo vuol dire che anche i miei giocatori sentono l'inizio di questo campionato. Ciao. Affronti Novellino, che penso sia stato un allenatore a Perugia, o è stato io ho lasciato casa, mi sono trasferito a Perugia all'età di 13 anni, mi prese Sabatini e Novellino è stato il mio primo allenatore, quello che mi ha visionato. Dopo ho avuto Montenovo come primo allenatore, però diciamo che è stata la prima persona che mi ha visto giocare, che mi ha scelto nel Perugia. Che effetto ti fa iniziare questo nuovo percorso in Italia proprio con me, per il tuo primo allenatore, pensando anche che l'unico allenatore passato tra Indipendenti e Zamperini non è stato esonerato? Sinceramente non ci ho pensato, perché c'ho altre cose più importanti da pensare durante la giornata e la settimana. Ma fa piacere, so che è un allenatore molto preparato, ha fatto molto molto bene in questi anni e in questa settimana ho pensato tutte le cose che si può inventare, perché uno preparato è un marpione in questo mondo qua, la sa lunga, ed è per questo che mi sono concentrato a capire cosa può fare di nuovo domani. C'è qualche ricordo che ti lega a lui, del giocatore particolare, oltre all'inizio del giocatore? No, era ricordo da bambino, quando lui allenava già la Levi nazionale, io facevo la Levi regionale in quell'anno là. Era suo carisma, uno duro. Ricordo che a fine partita, a fine allenamenti, andava sempre a correre tutto storto, non mollava nemmeno quando andava a correre, perché quando ha smesso di giocare ha avuto un brutto infortunio al ginocchio, se l'ha trascinato, tuttora se lo trascina, no? E lui non mollava mai, andava sempre a correre, era sempre tignoso, e devo dire che sì, anche quando allenava i ragazzini era uno molto molto duro. Tutto sport, Butera? Detto che la squadra sente questa partita, un po' di urlo, oggi è un motivo, no, non lo so, oggi è un motivo di preoccupazione, perché ho visto per 2 settimane una squadra alla preparazione della partita totalmente diversa da oggi, no? Questa è la prima volta che mi capita vedere la squadra così tesa. Però ripeto, da parte mia c'è la grande consapevolezza di avere
in mano una squadra forte, valida, e sicuramente domani scenderemo in campo per fare la nostra partita. Mannini, Corriere. Ma scusa, in questo caso l'allenatore, se vede la squadra attesa, cosa fare? Dice una parola per cercare di, diciamo, non so, una battuta, una cosa per cercare di rendere la partita, o invece non è so. Bene che sia attesa perché in fondo avverte. No, meglio una squadra attesa che una squadra che cazzeggia per un'ora, un'ora e un quarto durante l'allenamento, sicuramente, ma ha detto bene te prima, ci sta una battuta, ci sta un sorriso in più, ma quando una squadra è tesa, quando i giocatori sono tesi, vuol dire che ci tengono a far bene, che sentono la prestazione, ed è meglio avere una squadra che ci tiene a far bene che una squadra che sottovaluta la partita o la prestazione. Posso dire invece dal punto di vista dell'organico, qual è la situazione? Guila è recuperato e Nandis sta bene? Guila l'ho recuperato, è stata una settimana dentro e fuori, si è allenato pochissimo con la squadra, però domani mattina valuterò col mio staff e con lo staff medico se può scendere in campo o no. Gli altri Munoz è disponibile, Barreto rimane a casa, solo Barreto è fuori. Oggi la cosa più brutta, e credetemi, che è la prima volta che mi succede da quando ho intrapreso questa attività qua, e dover dire a 4-5 ragazzi che dovevano allenarsi dopo l'allenamento e dovevano rimanere qua. Per me è stata una sensazione bruttissima. E adesso ho capito quando parecchi allenatori mi dicevano quando farà l'allenatore, se farà l'allenatore. Vedrai com'è brutto quando devi dire a qualcuno che non fa parte, che non deve partire con la squadra. E oggi per me è stato per la prima volta una sensazione non bella. Quindi Rino, anche tu sei, diciamo, per la panchina lunga, così come il Palermo ha chiesto da Bonis. Ma scusa, ma se in Serie A c'è una linea, non vedo il motivo, non è che giochiamo in una nazione diversa e giochiamo nella stessa, rappresentiamo la stessa bandiera, rappresentiamo la stessa nazione, nel senso, se il regolamento di Serie A dice questo, non vedo per quale motivo in Serie B non si deve fare. Ma è molto più semplice per i ragazzi, per lo spogliatoio, per la gestione del gruppo. Secondo me è molto molto più semplice questa la rosa dei 23 giocatori. Cellulare, per cortesia, ragazzi. Devono essere sempre spenti o in modalità aereo, lo chiediamo ogni volta, Mario, grazie. Prego, Fabrizio. Io invece che cosa ne pensi di questa modifica, questo allargamento del perimetro per accedere ai playoff a fine stagione? No, ma penso che è una bella roba, nel senso non cambia nulla, cambia soltanto la terza e la quarta. Per loro non cambierà nulla, cambierà soltanto che ci sarà un quarto di finale in più, ma secondo me il campionato sarà più bello, le partite verranno giocate fino all'ultima giornata, sarà molto più bello, secondo me. Dare la possibilità a 8 squadre di giocarsela fino all'ultima giornata, penso che il campionato sicuramente sarà un campionato più impegnativo e più bello. Altre domande? C'è la stessa emozione di quando c'è un libro in Coppa Italia? Sinceramente, sei di coach, eh? Mario,
Per cortesia. Lo so, però già arrivi dopo e interrompi la conferenza stampa. Poi trovo il telefono, dico, sei anche un veterano, scusami. Dai, Fabrizio, perdona. Dopo paghi da bere a tutti, eh? No, emozione no, l'emozione adesso sta piano piano sta andando via. C'è, ripeto, oggi da parte mia c'è la consapevolezza, ma anche per tutto quello che si dice che si aspettano di noi, c'è la consapevolezza che dobbiamo fare un campionato al vertice, un campionato che ci deve vedere da protagonisti. Il mio unico pensiero è questo qua. Mossio? Sì, volevo chiedere se sei rimasto sorpreso della di squalifica in Coppa Italia o se era conseguenziale con la messa. No, perché a fine partita ho discusso con l'arbitro e ci sta, non lo accetto, ho sbagliato e spero che mi deve servire da lezione questo. Paolo e poi ancora Gazzetta. Due cose al volo, la prima è possibile se il presidente si siete fatto nessun augurio, se siete così. Ma il nostro mondo gli auguri non è che portano bene. Sì, bocca al lupo, allora, bocca al lupo, sì, gli auguri, però la brutta nel nostro mondo. Se lo vediamo un'altra parola. Ci sentiamo spesso. Dopo ogni allenamento ci sentiamo, facciamo una chiacchierata, come è andato l'allenamento, i giocatori, che condizioni stanno, e si parla di tutta la situazione che riguarda la squadra. E l'altro è se sei sereno sulla posizione dei portieri, nel senso che ti pare che stia lavorando solo Sorrentino, no? Allora, e questa è l'ultima volta che io parlo di sta roba qua. Sento dire che ci mancano attaccanti e non è assolutamente vero. Dopo, se dobbiamo prendere un attaccante per far contento la gente, lo prendiamo l'attaccante. Però ripeto, ci abbiamo Hernandez, Lafferty, Dybala, Malele, Di Gennaro, Troianiello, che sono attaccanti. Per voi non sono attaccanti esterni, ma sono attaccanti. Stefanovic. Ha voglia di giocatori e tutti i giorni sento dire Calaiò, Cacia e Ardemani. Calaiò, Cacia e Ardemani, e nessuno parla dei nostri giocatori. Io ho sempre detto, se c'è la possibilità preferisco tenermi i miei giocatori. Dopo, se Hernandez, e lo ripeto per l'ultima volta, se il 2 di settembre, il 3 di secondo chiude? Il 2 di settembre. Rimarrà con noi, io sono contentissimo, però non voglio sentire più dire che non abbiamo un bomber, una roba. Le occasioni le creiamo, li stiamo sbagliando, in queste due partite abbiamo sbagliato tantissime occasioni, dobbiamo essere più bravi a buttarla dentro, però secondo me non c'è un problema di attaccanti. Sui portieri la stessa storia, oggi come oggi Sorrentino non è mai venuto da me per dirmi io voglio andare via a tutti i costi, mi ha soltanto spiegato che ha una situazione familiare un po' delicata, solo queste parole mi ha detto, non mi ha detto che vuole andare via, mi ha detto che se c'è la possibilità con la situazione familiare che si ritrova in questo momento si vorrebbe avvicinare a casa, basta. Fabrizio, a chiudere per piacere. Che gara ti aspetti? Di sofferenza, un Avellino che si chiude, che ti fa le barricate, una squadra, molto sul fraseggio. Una squadra che dobbiamo fare molta attenzione al palleggio, a non perdere palle in uscita, secondo me, perché si chiuderanno e partiranno in contropiede. Dobbiamo essere bravi a non subire le loro ripartenze quando perdiamo palle in uscita. Mi aspetto una gara così. Altre domande? Qualcuno? Sì. Se non so se è stato visto, mi scuso, la funzione di mister. Come se la squadra mister sta assorbendo le voci insomma, in campionato di questo Palermo che deve distruggere il campionato, che non è concorrenza? No, ma guarda. Quando ero giocatore sentivo, come dire, quando sentivo dire
quest'anno dobbiamo vincere, dopo giocavo nel Milan, ogni anno dovevamo vincere, però quando un giocatore importante lo sa che è importante, quando un giocatore è forte sa che è forte perché lo vede, e la consapevolezza di questa squadra viene dal fatto che ci sono tanti forti e non vedo in loro grandissima preoccupazione. Questa categoria, vincere, hanno vinto più di una volta questo campionato ed è per questo che non vedo in loro preoccupazione, vedo in loro, dopo ripeto, quando devi vincere la pressione si sente, però vedo i giocatori tranquilli che gli piace questa sentire questa frase qua, perché loro se lo sentono. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.